è la questione dell'edilizia. Qui a Vauban, nonostante si abiti tutti abbastanza stretti, tutti vicini gli uni agli altri, la densità di popolazione è alta ed è importante per evitare che la città si espanda troppo, le case però sono basse, le case sono al massimo alte 12 metri, 12 metri in modo che non ci sia la qualità di vita possibile, in modo che le persone possano vedere anche i loro bambini dove vanno a giocare in strada, vedere dall'alto. Ah, scusate, avevo dimenticato una cosa, sulla mobilità, torniamo un attimo indietro alla mobilità. La mobilità, vedete, voi vedete qua tante auto, certo, qui ci sono auto parcheggiate lungo questa strada, ma non sono le auto di chi ci abita, sono le auto di persone che o pagano il parchimetro, oppure sono auto di car sharing, che sono comunque quindi auto di tutti, che uno può utilizzarla soltanto quando l'auto appunto gli serve. Entriamo adesso in una delle strade e vediamo come sono fatte le case. Le case hanno una caratteristica principale, abbiamo detto devono essere al massimo alte 12 metri, al massimo di fatto sono tre piani, normalmente ci sono due famiglie lungo questi tre, anzi quattro piani considerando il piano terra, hanno l'accesso direttamente alla strada e ai giardini che sono dietro, dopo li vediamo tra poco. E poi sono case a bassissimo impatto energetico, sia per il riscaldamento d'estate, che il raffreddamento d'estate. Il fabbisogno energetico di queste case per il riscaldamento è inferiore, nelle prime case che hanno costruito, ai 50 kWh al metro quadro all'anno, e nelle ultime case che hanno costruito sono le case passive, il cui fabbisogno energetico è inferiore ai 15 kWh al metro quadrato all'anno. Vedete che sono case tutte molto diverse tra di loro, perché le persone, rispettando queste due caratteristiche, hanno comunque deciso di costruirle più o meno come volevano. Seguitemi ancora, vedete che tutte queste case hanno, oltre all'ingresso sulla strada, hanno dietro un ingresso, un'uscita, un ingresso sui giardini. Le ultime di queste case che vogliamo farvi vedere, le case più recenti, sono le cosiddette case passive. Le case passive sono case che vengono così chiamate perché praticamente si autoriscaldano col calore delle persone. Il calore creato dalle persone non viene disperso come in case che sono mal costruite.